aiuto se vuoi. Allora, ciao ciao! Auguro a tutti una buona giornata! Credo di aver voglia di giocare. Non posso, mi dispiace, devo andare a pulire la casa di Orso. Ecco, tieni. Non farla cadere più! Cinema, siamo a lieto fine ormai, ma il destino... Sta bene, sta bene! Dico davvero, volevo dare solo una pulitina. Parerà forse un nuovo spettacolo riservato a noi. Cinema, riavvolge il nastro e poi voilà, riguarda il film finché ti va. Cinema, oggi si riderà, la magia, sono cresciuta, la magia inizierà. Ciao Dasha, volevo dirti che sono cresciuta e anche un bel po'. Non è fantastico? Sei cresciuta? Sei sicura? Va bene, domani vengo a prenderti. Beh, allora è deciso. Domani io vado da Dasha. Resterò a dormire visto che sarà l'ultima volta. Cinema, storie fantastiche, vivi la magia, favole lì davanti agli occhi tuoi, sogno e fantasia. Cinema, malinconia e felicità, emozione, gioco e libertà.
vediamo presto! Ma almeno fino a qui ci siamo arrivate. Non capisco. Eh? Avanti! Coraggio, devi spiegargli tutto quello che è successo. Beh, posso provarci. Se proprio devo. Allora, è successo che... È successo che... In realtà è successo tutto all'improvviso. Mi sembra davvero incredibile! Che bello! Siamo diventate grandi, finalmente! E poi, all'improvviso, ha cominciato... Adesso non sono più una bambina, sono grande ormai! E sono anche molto matura! Significa essere grandi, essere maturi! Sono così felice di non essere più una bambina! Uh!
La sua maturità ci ha costretti a scendere dal treno. E così eccoci di nuovo qui. Lo confesso, non so proprio che fare con lei. Ti ringrazio, Orso. Ehi! Chi ha giocato con la mia bambola senza chiedermi il permesso? E chi ha usato prendere la mia tazza preferita? Si può sapere? E chi è il maialino che ha trasformato la mia stanza in un porcile? Non la passerà liscia! Lo chiedo per l'ultima volta! Ditemi subito chi è stato quel porcellino! Beh, non importa! Sono tanto felice di essere tornata a casa! E sono felice che voi siate felici che io sia tornata a casa! Se vi piace saltare, ora vi faccio saltare io. Siete cattivi. Io me ne vado. Orso! Nessuno vuole giocare con me. Si nasconde. A quanto pare vuole svignarsela. Ah, molto bene. Orso non c'è, quindi me ne andrò a casa. Dov'è che andiamo di bello? Wow, e ancora wow! Guarda questa lampada, funziona benissimo! Insomma, quando partiamo? No, i miei bagagli!
abbiamo dimenticato di prendere i miei bagagli. Ah. Possiamo partire. E loro non li salutiamo? Abbiamo dimenticato di salutare i nostri amici. Sono venuti a prenderci. È stato proprio un bel viaggio, vero? Posto lontano per caso? Ah! È il posto dove hanno dipinto il quadro dei tre orsi! Ho capito! Sei un pittore d'avanguardia! Espressionista? Impressionista! Allora verrò con te! Sono super espressiva e super impressiva! Ecco, guarda, faccio parte dell'Arti and Crafty. Visto quanti distintivi? Ma che cosa credi? Forse tu non sai che io sono molto forte. Io sono molto più forte di qualsiasi orso. Capito? Io so farlo anche meglio. Una volta ho sollevato un grosso bilanciere. Hai capito bene? Qualsiasi cosa faccia non mi stanco mai. Sono sempre in forma. Una volta ho fatto il giro del mondo, andata e ritorno, senza fermarmi mai. Vuoi sapere che mi ha fatto? Hop, 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 via! Capito?
Accidenti, mi è entrato qualcosa nelle scarpe. Non so come siano finiti nella mia scarpa. Per me sono meglio le piramidi. Hai mai visto le piramidi dell'antico Egitto? È stata mia l'idea. Io questa. Di Leonardo esposta al museo del Louvre è esattamente uguale a me. Ho posato io per quella statua. Oh, ma che dici? Se avessi posato tu, il tuo ritratto sarebbe stato un quadro in bianco e nero. Io sono, per qualunque artista, una grande, infinita fonte di ispirazione. Bene ogni cosa, ma la mia specialità è una torta gigante fatta di marshmallow e funghi. Sì, una torta gigante! Oh? Non preoccuparti! Ho spento incendi ben più grandi di questo! Hai paura di orso, vero? Io non ho paura di orso, assolutamente. Questo perché sono io che comando, perciò è lui ad avere paura di me. Non può comportarsi male se ci sono io. In castigo! Gli dico, cattivo, oggi niente dolce per te. Cattivo, vai subito! Scusami, orso, d'ora in poi sarà buona, te lo prometto! Sai una cosa? È davvero difficile mentire. Non dobbiamo dire più bugie. Però possiamo usare la nostra grande immaginazione! Ti ho detto di quando ho volato fino alla luna a cavallo di una palla di cannone? È stata un'esperienza fantastica! Chi è venuto a onorarci della sua presenza? Ma è vero? Tu sei il re? Dici sul serio? Come ho fatto a non accorgermene? Questa non è un'accoglienza degna di un re! Fermati! Aspetta! Non è possibile che arrivi un re e non ci sia un comitato di benvenuto ad accogliere!
favore, ripetete il vostro arrivo. Permettetemi di accompagnarvi alla sua umile dimora. Vostra maestà, purtroppo non ho una lettiga per evitare che i vostri regali piedi si stanchino. Vostra maestà, un re non deve piegarsi a raccogliere bacche. Non è degno di un re. Per niente, no. Ma non è degno di un re fare una cosa del genere, maestà. Insomma, perché continuate a fare cose che non sono degne di un re? Di un re strofinare il proprio naso con quello di un orso. Vostra maestà, i re non dovrebbero lavare i piatti sporchi e tantomeno rimettere a posto i libri. Maestà, perché non ascoltate quello che vi dico? Oh, questo re è davvero testardo. Un re deve avere un comportamento regale. Non può andare a pescare rischiando di essere punto dalle zanzare. Decreto reale. Io, Re Leone III, sono in vacanza e decido di assegnare temporaneamente i miei poteri alla regina Marianna Centunesima. È per me, sono la regina. Oh, non devo perdere tempo, ho un regno da governare. Sua maestà, Re Leone III mi ha fatto diventare la sua nuova regina preferita! Una regina usare i suoi regali piedi per camminare. Voglio una regina mobile. La voglio immediatamente. Hai osato colpire la tua regina! Ah! Allora ti lodo per il tuo servizio alla mia maestà! Portatemi a palazzo! Avere una casa così piccola. Ascoltate tutti voi! Dovete costruire subito il mio palazzo! Sapete farlo quando mi obbedite? Adesso i preparativi per una festa degna di una regina. E costruitemi anche voliere, fontane e giardini. Io intanto vado a controllare se tutto all'altezza degli standard reali. Yuhu! Questo sì che è un letto reale! Mi piace moltissimo! Le persone che sto governando non sono poi così male.
Anche questo treno è assolutamente regale. Questi ritratti mi piacciono molto. Davvero una grande arte. Ciò che è buono per la regina è buono per il suo popolo. Oh, sono così regalmente maestosa, così magnificamente imperiale. Oh, siamo pronti per il pasto reale. Oh. Ehi! Che cosa state facendo? Insomma, dovete aspettare che mangi prima io. Sono la vostra regina, ricordate? Oh! Oh! Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tuttiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!